Gentili telespettatori, buonasera, qui Roma Stadio Olimpico, teatro di un nuovo eccezionale avvenimento nella storia del campionato italiano a girone unico. Abbiamo infatti per la prima volta uno spareggio per la conquista dello scudetto e si fronteggiano in tale circostanza Bologna e Internazionale, e in che hanno entrambi chiuso il campionato con 54 punti ciascuno in classifica. Si onora in pari tempo la memoria di Renato Dallara, mancato alla stima e all'affetto degli sportivi italiani mercoledì scorso in Milano, dopo essere stato per 30 anni consecutivi l'impareggiabile presidente del Bologna. L'avvenimento sportivo è dominato da questa nota dolorosa che garantirà, assieme al giusto agonismo, correttezza, generosità, disciplina che il glorioso Bologna e i nerazzurri campioni europei hanno sempre dimostrato in ogni circostanza. Stadio Olimpico affollato con larga rappresentanza di appassionati giunti da Bologna e da Milano. In tribuna autorità del governo, autorità civili, militari e sportive. Il pomeriggio è caldissimo, con una temperatura di forse oltre 30 gradi. Ecco le squadre allineate, con al centro l'arbitro Lobello di Siracusa che dirigerà il confronto. Le formazioni annunciate sono le seguenti: Bologna, Negri, Furlani, Sopravvinato, Tumburus, Janic, Fogli, Perani, Bulgarelli, Nilsen, Haller e Capra. È stato escluso pertanto Renna dal posto di ala sinistra, e al posto di Renna è stato messo in campo Capra, terzino. Internazionale Sarti, Burnic e Facchetti, Tagnin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Milani, Suarez e Corso. Si procede alla scelta del campo. Ha vinto il Bologna. Sceglie il capitano Pavinato. Ha scelto di allinearsi alla sinistra della tribuna d'onore. L'Inter giocherà quindi la prima parte della gara contro Sole. Ripetiamo, Bologna è stato escluso Renna ed è stato allineato invece Capra all'ala sinistra, alla tattica. Si riprende Mazzola, Suarez. Milani passa al centro e conquista la palla il Bologna con Haller. E Tumburus ora che discende. Si avvicina Perani. Riceve. Passaggio a Nilsen. Salva un'entrata prodigiosa. Il portiere Sarti su fila di Nilsen. Siamo al 24esimo, il più insidioso tiro verificatosi sino a questo momento, autore Nilsen centravanti. Sta per battere il calcio d'avvio, ora il Bologna sotto la direzione del signor Lobello da Siracusa. Intanto l'atmosfera si è fatta alquanto più sopportabile, perché ripetiamo all'inizio della gara si registravano quasi 33 gradi. Fallo di picchi. Su Haller. Invitato Furlanis dal signor Lobella ad allontanarsi, di squadra di piazzarsi. A Bulgarelli l'incarico del tiro. Mentre si avvicina anche Pavinato, ed è vicino al pallone anche Perani. Tira Bulgarelli. Tocca per Fogli. Rete. Segnato Fogli, Bologna 1, Internazionale 0, trentesimo di gara. Un tocco
molto avveduto di Bulgarelli, Fogli insinuato, e ora al trentesimo il Bologna, è in vantaggio di una rete a zero realizzata, ripetiamo, da Fogli. Costernato Sarti. Haller, Perani, insiste il Bologna nella sua azione offensiva. Manovra Fogli, si piazza Nilsen, riceve, rete, raddoppio, stupendo gol, 39esimo del secondo tempo, ha raddoppiato Nilsen, lanciato questa volta da Fogli. Bologna 2, Internazionale 0. Si abbracciano festanti e commossi i giocatori rossoblu, i quali hanno praticamente vinto da questo momento il loro settimo scudetto. Il loro gioco energico, ben impostato, con manovre impostate su intesa. Si dissetano nel frattempo i giocatori, cronometro vinto dalla commozione, per questo, suo traguardo, per questo, sogno lungamente perseguito e che sta per divenire realtà. Mentre i giocatori del Bologna stanno in surplus, Bernardini è sottoposto a un fuoco di fila, di lampi di flash, degli operatori, dei fotografi. Discende nel frattempo Haller. Il Bologna continua a combattere tenacemente nonostante il vantaggio di due. Tiro, palla quasi a fil di montante sulla destra di Sarti. Tempo scaduto, o meglio fase di recupero, già i guardialine consultano i loro cronometri, quello del lato della tribuna Tevere agitato la bandiera, l'arbitro consacra in questo momento il Bologna campione d'Italia. Grande momento di emozione, congratulazione da parte dei giocatori interisti e i vincitori, ed ecco inquadrato Bernardini. Vinto, commosso, dalla fatica, dall'emozione. È un momento veramente importante, questo del Bologna, che dopo tante fatiche, tante amarezze, tanti contrattempi, riesce a coronare questo duro e travagliato campionato, raggiungendo l'ambito e agognato settimo scudetto. Ora vedete Bernardini fissato sulle spalle da parte dei suoi giocatori, Herrera che si allontana per contro malinconicamente. Anzi, Herrera si porta verso l'uscita, confermiamo. Mentre continuano i festeggiamenti per questo Bologna, fra un tripudio di bandiere rosso-blu, fra un osanna meritatissimo ai campioni e i neocampioni del Bologna che hanno sudato e vinto meritatamente questa loro grande fatica. Si era dovuti arrivare allo spareggio, il Bologna sembrava che non ce la dovesse fare, qualcuno l'aveva ritenuto non in perfette condizioni, invece la sua prova di oggi è stata così gagliarda, così convincente, che tutti gli sportivi si inchinano e l'applaudono calorosamente. Gentili telespettatori italiani, la nostra telecronaca dallo Stadio Olimpico di Roma, per lo spareggio Bologna Internazionale è terminata. In vista dell'altro impegno di Coppa Italia fissato per mercoledì sera a Torino contro la Juventus, a Fregene sono presenti tutti i rossoblù eccetto Haller, che ha avuto il permesso di recarsi a Bologna essendo stato esentato dalla gara di Torino. I giocatori bolognesi lasceranno il ritiro mercoledì mattina per partire in aereo alla volta di Torino. Pavinato, capitano del Bologna, apre un ennesimo telegramma. Quanti ne avete ricevuti in questa mattinata? In questi giorni non si contano i telegrammi, amici e tifosi.
gente di Bologna, un sacco di gente che ci mandano gli auguri e le felicitazioni per questa vittoria. E come avete trascorso, come avete festeggiato lo scudetto ieri sera? Beh, ieri sera siamo andati qui su una sala tutti assieme, abbiamo mandato un po' di champagne e poi siamo rimasti qui a raccontarci un po' la partita della giornata. Negri ha aggiunto alla sua sorprendente carriera anche un titolo italiano, ma mi pare che ieri senza troppo affaticarsi. Contrariamente alle previsioni, ieri è stata piuttosto facile. Il merito è tutto dell'allenatore che è riuscito a trovare la tattica giusta e alle difese in particolare che ha fermato l'attacco dell'Inter in modo sorprendente. Forse no, sorprendente no, ma in modo abbastanza bene. Solo un tiro l'ha inquietata, mi pare. Sì, solo quel momentino che Milani si è presentato davanti alla porta e fortunatamente ha tirato fuori. Taluno ha avuto la sensazione che il compito del Bologna ieri all'Olimpico sia stato relativamente facile. Cosa ne pensa lei, Janic? Penso sia stata una sensazione sbagliata. In effetti l'Inter ha dimostrato di essere al di sotto della squadra vista a Vienna, per esempio. No, credo di no. Per me l'Inter ha giocato benissimo. Forse noi siamo stati superiori a loro come ritmo e come impostazione tattica. Senta, la conquista dello scudetto cambia qualche cosa nella sua vita, nella sua carriera? Aggiunge una gioia, nient'altro, tutto qui. Il dottor Fulvio Bernardini è l'unico allenatore italiano che sia riuscito a vincere due scudetti con due differenti squadre. È stato più difficile quest'anno o quello in cui portò la Fiorentina al titolo italiano? Senz'altro più difficile quest'anno. Con la Fiorentina prendemmo presto un grosso vantaggio, non fummo più raggiunti e gli avversari si persero d'animo. Qui è stato un caso del tutto differente. Ieri lei si è allineato su posizioni difensivistiche? Beh, non era una posizione mentale, era una situazione di emergenza proprio per questa partita. Senta, ha privato lei i tifosi bolognesi del meritato trionfo, convocando ancora qui a Fregene la squadra? È stato un caso di forza maggiore, fra due giorni dobbiamo assolvere un altro impegno importante in Coppa Italia contro una grossa squadra come la Juventus. E lei rinuncerà ad Haller, ho saputo? Haller è andato a Bologna per curarsi, per finire una cura dei denti. Lui voleva giocare anche a Torino mercoledì, ma io ho detto se va a Bologna non giocherà mercoledì. E quindi verrà punito non giocando? Verrà punito non giocando perché lui vive solo per giocare a calcio. Quindi. Dopo il sobrio festeggiamento di ieri sera per celebrare la conquista dello scudetto, i calciatori rossoblù hanno avuto un'altra concessione, quella di trascorrere l'intera mattinata sulla spiaggia di Fregene. Togli. Taluno sostiene che lei ha disputato ieri la miglior partita della carriera. Condivide queste idee? Ma io non so, io so che sono contento della partita che ho fatto, però non so se ho fatto la più bella partita della mia carriera. Quando lei ha tirato la punizione, si era accorto della leggera deviazione impressa da Facchetti al tiro? No, per dire la verità io quando ho tirato ho visto il pallone in porta e dopo non sono stato attento se qualcuno l'ha toccato, non posso dire se è stato autorete o se è un tiro diretto mio. Per anni alle prese con Facchetti se l'è cavata molto bene. Sì, penso di aver svolto il mio compito con soddisfazione, insomma, perché Bernardini mi aveva detto di spostarmi sovente e di non rimanere fermo mai un minuto e io ho fatto quello che mi ha detto. Per trovare spazio a Nielsen? Sì, Nielsen aveva bisogno dei corridoi per andare in porta e difatti con questo gioco ne ha avuti diversi. Nella gara di ieri ha profondamente stupito la freddezza di Nielsen. Il mio carattere è un po' freddo, però anche con una squadra come Inter che c'è un difesa così forte, noi deve sempre attaccare con una grande freddezza in attacco. Non possiamo mica andare avanti con forza e velocità perché in difesa Inter è molto forte. Urlanis, senta, e la conquista dello scudetto cosa rappresenta per lei? Attualmente non ci credo neanche, la grande gioia. Ma ha fatto dei progetti dopo la conquista dello scudetto? Nessun progetto. Non comporta vantaggi concreti? Beh sì, dei vantaggi sì, ma come progetti non ne ho fatto nessuno. Tumburus, senta, prima della partita avevate timori, siete scesi in campo nervosi? Beh, nervosi no, beh certo una partita così importante un po' di paura si ha sensata, comunque poi in campo è passato tutto. L'avete dimostrato. Bulgarelli, quante copie di giornali ritiene abbiano comprato i suoi compagni di squadra? Guardi, è arrivato solo un giornale sportivo, abbiamo preso solo quello. E lei concorda con quanto dice il giornale? Beh, linea di massima sì, dicono che abbiamo meritatamente vinto, quindi...